Andiamo alla dodicesima battaglia dove abbiamo Faccetta Nera contro Scoparti nel culo. Mamma mia, What the bellissima! fuck? Coparti nel culo. Ma questa era tipo una semifinale clamorosa, regà. Io? Da una Vabbè. parte, ok? Se tu dall'altipiano guardi il mare. Per farvela sentire, avete un pezzo, ma dall'altra parte invece abbiamo The Z Collection di Sergio Riglia con Scoparti nel culo. Io vorrei scoparti nel culo, vorrei scoparti nel culo, vorrei Che bomba. È una bella. Questo è un bel fight. Questo è un bel fight, ragazzi. Questo si preannuncia un bel fight. Oh, mamma mia! Siamo lì. Va con un doppio devo di Paniccia. No, Origlia. Ma poi viene mezzo ripreso. Faccetta Nera rimane un po' indietro. Ma sembrerebbe che Origlia si porti a casa. Oddio, attenzione però, perché c'è un mezzo comeback dell'era fascista. Che speriamo tutti in realtà sia solamente in questo piccolo giochino. Ovviamente, ci mancherebbe altro. Però, signori, dopo 30 secondi, per quanto combattuto, se la porta. Tengo tutto il minuto. Perché attenzione. Attenzione, si stanno risvegliando. 300 voti tutte e due. No, sta per essere superato Origlia. Origlia viene superato, ma potrebbe tankare il 50 e 50 portandola a una moneta. È uno spareggio, deve tankare il 50 e 50. Vediamo se ce la fa. Ce la fa. Ce la fa. Ce la fa, ragazzi. 50 e 50 tra Scoparti nel culo e Faccetta Nera. Però 7 voti in Attenzione. più, eh. 7 voti in più, ma è comunque un 50 e 50. Bisogna lanciare la moneta. Eccola qui. Andiamo a flippare. Destra o sinistra. Signore e signori, passa Faccetta Nera. Con 7 voti in più, passa su Sergio Riglia. Un dominio. Beh, no, tecnicamente Faccetta Nera è destra. Estrema destra. Non so di che cosa tu stia parlando.